Raga, ricordo che era estate e io stavo in macchina. Però poi siamo scesi perché insomma ci piaceva la natura, piccante. I grilli, le grilli, piace i grilli, dai, le moscerine, dai, dai, i dettagli, certo, poi un ruscello d'acqua. E poi niente, poi sono tornata a casa con i capelli bagnati. Perché la faceva ragazza, caldo, la ragazza si dava, si dava. E ogni volta che io, ogni volta, insomma, che mi sono innamorata, quella volta ero tanto innamorata. Sì. Partiva così. Sia respiro l'amore tra noi, ma non si rende conto della fatica, ma sentite, ma sento l'amore, la morbosità. Lo blocchi un attimo, ti devo fare una sorpresa. Ti devo fare una sorpresa. Vieni con me, andiamo a cominciare, vedrai, andiamo, sì, andiamo Luca, ti facciamo una sorpresa. Dagli studi Round 35 di Pescara va ora in onda Interno 8. Buonasera, benvenuti a Interno 8, siamo qui, l'altra volta ho detto i tre moschettieri, oggi che mi gioco, qui qua, chi siamo? Sì, Luca sì. Pompei, Tiziana Di Tonno, anche i tre porcellini, ecco qua, ecco i tre sì, porcellini, forse ci può vero. Anche cominciare a stare, si avvicina il Natale e le noi linee, ci cominciamo. Le linee sono molto rotonde, tondeggianti. Qui si ride ragazzi, ma lo sapete, è un vizio di sto condominio, però non solo, perché anche si incontrano delle persone molto interessanti, di alta caratura, eccellenti. Allora oggi vi do qualche indizio. Per esempio, il primo ospite, asciugo il sudore a Tiziana. Asciughiamo un po', chi sarà? Chi è? Occhi azzurri, ma poi cantava una canzone. Come faceva questa canzone? Lascia che sia respiro. Franco Simone, lui sarà con noi. Pensate che lui in America Latina è un idolo. Vedrete, ne parleremo, davvero ce lo invidiano. E poi qui nei nostri studi verrà a trovarci. Questo come lo mimo? Che no. Faccio tipo così, cheese. Guarda, ma siamo molto distanti da un cheese. Basta dire che da giornalista delle parole adoro e provo un grandissimo fascino per i giornalisti dell'immagine. Oggi avremo ospite Stefano Schirato, uno straordinario fotografo abruzzese, noto davvero dappertutto con le sue foto meravigliose. Dove devo firmare? Sottoscrivo tutto quello che hai detto, eh? Va benissimo. Tutto, e non vedo l'ora di incontrarlo e di vedere le tante immagini che porterà con sé. E poi ancora andremo, insomma, a impastare un po', perché la nostra chef Benedetta ci darà dei bei consigli per fare qualche ricetta. Anche noi vicino. Abbiamo il nostro fatta spazio apposta, è fatta apposta. Certo, abbiamo È fatta apposta per te. Vabbè, vedrete, sentirete, abbiamo il nostro emergente e abbiamo il nostro editoriale. Allora lasciamo. Sì. Lascia che sia respiro. Respiro. Sì, in realtà più che un editoriale, proprio nella giornata di ieri si è celebrata la giornata contro la violenza sulle donne, e così rispulciando tra i vecchi cassetti ho recuperato una cosa che ho scritto tanto tempo fa e che vorrei condividere con voi e con gli amici a casa. Sarai acqua fresca se lui vorrà bagnarsi e sarai una foglia di lino quando lui vorrà asciugarsi. Sarai il giorno e la notte quando i suoi occhi si apriranno e chiuderanno. E sarai terra che i suoi piedi calpesteranno. Sarai cielo quando da terra spiccherà il volo. Sarai il nodo della cravatta quando superbo ti mostrerà il mento. E la fibbia della cinta quando dall'alto ti guarderà in basso. Sarai l'euro che si passa tra le dita quando un soldo vale più di un fiore. E poi sarai muta come un pesce
quando la tua mente farà troppo rumore. Ma sarai per lui, non sarai per te. Grazie Luca per queste riflessioni settimanali che ci fai fare, ma oggi voglio parlarvi di un artista internazionale, dal sangue italiano sì, che l'America Latina però ha reso un idolo, lì lo è. Lo è non solo lì, ma insomma l'America Latina ce lo invidia sicuramente. In Cile, in Argentina è un idolo assoluto, pensate che nel 2019 ha tenuto un concerto davanti a 110.000 persone, con 55 nazioni collegate. Ha duettato con i leggendari Intillimani ed è stato 3 volte super ospite al Viña del Mar International Song Festival, che è il più importante dell'America Latina. Se ciò non bastasse, il suo nome e la sua musica riecheggiano anche nel film Gilda, candidato agli Oscar, e la TV nazionale cilena, nello scegliere la più bella canzone d'amore di tutti i tempi, lo ha messo al primo posto. Non è abbastanza? Pensate che in America Latina è stato istituito un corso universitario dedicato alla musica dei migliori cantautori italiani e nell'immagine scelta per promuoverlo ci sono Domenico Modugno, Lucio Dalla, Fabrizio De André e Franco Simone. Benvenuto Franco! Grazie, no, è tutto talmente appisonante che se non fosse vero direi, penso, ma grazie comunque. Sono, e tu lo sai che so potevo... Potevo continuare, Franco, lo sai, sì, potevo andare avanti, avanti, avanti. A un certo punto ho detto facciamo che sia lui a raccontarsi. E insomma, non è. Non capita tutti i giorni di essere un idolo, di incontrare un idolo. Tu come vivi questo tuo status? E poi la seconda domanda è come stai, Franco? Ma mi piace questa domanda. Beh, era quella, io dico sempre che era la domanda più bella che mi faceva mia mamma. Alla quale non interessava né il successo, gli interessava che stessi bene, per cui i veri amici li riconosco da quello, quando mi chiedono come stai, le trovo un atto d'affetto immediato e inequivocabile. Detto questo, sì, tra un po' sono 50 anni che faccio questo lavoro, per cui ho avuto il tempo di fare un po' di cose. Poi per non so quali miracolo succede che mi sono sintonizzato sull'animo di tante persone in giro per il mondo, in particolare l'America Latina, sì, ma proprio ma viziato, tra virgolette. Ho fatto un po' di cose, ho fatto un po' di dischi, come forma di rispetto ho anche imparato la loro lingua, ho imparato anche nel senso che faccio anche i miei testi, li faccio normalmente sia in italiano che in spagnolo, ultimamente ho cominciato anche a farli in francese, e rimango lo spirito dello studente, quello che tutte le mattine si sveglia e sa che c'è un compito da fare. Ecco, penso che non sia positivo pensare troppo al di là di quello che vedete dietro, che insomma l'ho messo ultimamente, perché sono tutti negletti, abbandonati, premi, delegati, dischi d'oro, però dico, ma forse un pochino fa bene metterli lì, per rispetto di chi me l'ha dati anche, non solo per la mia vanità. Però davvero sto con lo spirito di quello che ogni giorno è come se si dovesse inventare un nuovo lavoro. Visto che abbiamo speso tante parole, mi piace anche dare qualche immagine di quello che stiamo dicendo, Franco. E allora, guarda, una manciata di secondi li rubo da YouTube direttamente per far vedere questo popolo dell'America Latina, in Cile in particolare, quelle immagini che stiamo per vedere. Guardate che cosa riesce a smuovere il nostro Franco Simone lì, guardate un po'. Solo una manciata di secondi che però, Franco, insomma, danno veramente l'idea del grande calore che tu hai, sei proprio una star amata, non esagero nel definirti un idolo lì. E io guardando un po' queste immagini, sai che mi sono chiesta?
mi sono detta, ma com'è che Franco non gli è mai venuta voglia di prendere e trasferirsi lì? Ci hai mai pensato? Hai mai avuto questa tentazione? No, no, mai, proprio mai. Amo talmente tanto il mio paese che no, non penso di farlo. Anche quando vado lì non vedo l'ora di tornare, con tutto il rispetto, perché mi hanno dato tutto, mi hanno dato la bella accoglienza, affetto, però credo che tutti noi che siamo nati in Italia siamo estremamente fortunati. Io sono nato in una terra benedetta, meravigliosa, che è il Salento. Ho vissuto per più di 40 anni in un'altra città, in una città stupenda come Firenze, parte poi girato un po' da tutte le più belle città, però davvero non ho mai pensato di trasferirmi. È bello andare, incontrare la gente. Non l'avrei mai messo in preventivo il fatto che sarebbe durata tanto questa avventura. Mi ricordo che quando vinsi Castrocaro, ormai sono quasi 50 anni, era il 1972, chiesi subito, ma uno che vince Castrocaro per quanto tempo poi può continuare a cantare? Perché ho avuto sempre la paura del tempo, sì, forse perché vengo da una famiglia povera, molto povera, e non si fanno mai i conti abbastanza, no? con i timori di tornare alle situazioni del passato, per cui sì, ancora adesso ho quasi paura di addormentarmi a volte, perché io ho notato, almeno nel mio immaginario notturno, sono frequenti le immagini che risalgono all'adolescenza, che non è stata proprio rose e fiori, insomma. Perché, ho solo ricordi di un grande studio, non facevo che studiare. Mi piaceva anche studiare, sarò impopolare, ma mi piaceva studiare. No, ma io ti capisco, ti faccio parte anch'io di quegli adolescenti un po' secchioni, si usa dire da queste parti, ma insomma era il gusto. Da me non il non gusto dello anche studio. Perché io non ero quello che si dice il secchione. Aiutavo tutti, mi ha fatto molto piacere un giorno un mio compagno del liceo classico di Casarano, e mi ha raccontato una cosa della quale io mi ero anche scordato. Mi ha detto che all'esame di maturità classica di greco io non uscii finché non, tanto ormai siamo andati in prescrizione, lo posso dire, feci copiare tutti, e addirittura c'era un professore che secondo me si era accorto e, facendo finta di punirmi, mi faceva spostare da un banco all'altro per darmi la possibilità di far che copiare bello. Anche gli altri. La cosa bella che mi ha detto questo amico, vecchio compagno di scuola, ha detto: gli altri bravi sono andati via, tu sei rimasto per aiutarci tutti. Ecco, mi sono sentito... Che bei ricordi. Mi ha fatto piacere, insomma, questo ricordo. Sì. Senti, a me piace molto sentirti parlare dell'attaccamento alla tua terra, non è una digressione, perché poi io credo che nella tua musica questo ci sia sempre stato, fondamentalmente. Tu hai sempre portato avanti l'Italia, che sia in Italia o che sia altrove. Il tuo modo di comunicare è un modo assolutamente italiano, e anche il tuo modo di intendere, forse con il dovuto rispetto, i messaggi che tu mandi attraverso le tue canzoni, che sono sì canzoni d'amore, ma insomma non solo, ci dobbiamo anche distaccare un po' dalla figura del Franco Simone legato ai brani d'amore, o no Franco? Ti piace questo attaccamento che spesso c'è del tuo nome, Lascia che sia respiro e tutte le bellissime canzoni che hai fatto? Ma mi piace che tu l'abbia notato, perché è vero. Però non sono neanche tanto originale in questo senso, perché tutti quelli, non parlo di me, ma tutti i grandi artisti sono sempre stati estremamente provinciali, e per quello sono diventati estremamente internazionali. Se pensi a Federico Fellini, non ha fatto altro che raccontare la sua terra, non so, Nuovo Cinema Paradiso parla della Sicilia, ma poi diventa un linguaggio internazionale, tornatore anche lui. Domenico Modugno, il mio conterraneo pugliese come me, e anche lui non c'era personaggio più legato alla sua terra, più provinciale tra virgolette, e nessuno più internazionale di lui. Ritengo che sia una cosa di onestà. Se uno si offre per com'è, è inevitabile che resti attaccato alla sua terra. Io lo sono in particolare, perché solo raccontando se stessi si può diventare molto originali. E a volte
sinceramente rimango scandalizzato da certe critiche che si fanno quando parlo di quello che si dice di certi colleghi, no? Il successo spesso viene spiegato perché si pensa che sono le mode che sono cambiate. Cito due nomi. In questo momento si parla molto dei Maneskin e del volo. Allora arrivano i Maneskin e si dice: ah, è il momento del rock. Non è il momento del rock, è che i Maneskin sono dei grandi artisti, poi che si vestano, che si spogliano, che facciano tutta la roba. E sono dettagli insignificanti, loro sono dei grandi artisti. I ragazzini del volo, stesso discorso, quando hanno vinto, ah, vuol dire che adesso è il momento della melodia. No, sono bravi artisti, meritano il successo che hanno, ma vanno in contemporanea. Possono esserci sia il volo che i Maneskin. Invece si tende sempre a generalizzare, a fare queste teorie. Infatti recentemente nei talent sto vedendo una serie infinita di Maneskin della Mutua, ovviamente. Credo che l'unica maniera per arrivare veramente al cuore del mondo, non solo dell'Italia, sia quello di essere estremamente sinceri. Io in questo senso sono avvantaggiato perché mi chiamo Franco e Franco non è solo il nome. Sei Franco. Comunque io prima ti ho fatto fondamentalmente due domande in una. Alla prima hai risposto, ritorno sulla seconda. Perché? Perché mi ci voglio soffermare. Nella seconda ti dicevo come vivi questo attaccamento del nome Franco Simone alle canzoni d'amore. Perché? Perché Franco Simone è davvero molto altro. Cioè, per esempio, un progetto, poi arriviamo anche a spendere due parole sul tuo ultimo disco, però c'è un progetto che ha forse qualche anno, ma che davvero credo non abbia tempo, che si intitola Stabat Mater, che ti ha portato tra l'altro anche a incontrare Papa Francesco, gli hai donato il tuo disco, che sono emozioni, immagino, indelebili. Qui si tratta di cantare in latino, cioè qui si tratta di toccare dei temi molto delicati e quindi, insomma, non è il Franco Simone che fa tremare e fa, come dire, sudare nel ricordo dei grandi amori nati con le tue canzoni. Franco è molto di più. E sai cosa? Questa cosa però, che per chi non mi conosce bene può sembrare così una cosa particolare, per chi mi conosce da sempre è la cosa più naturale che potesse succedere. Io sono andato sui giornali le prime volte perché studiavo, mi ricordo i giornali dell'epoca, parlo del 68, le migliori pagelle d'Italia, quella roba lì, perché ero un buono studente, ero soprattutto un latinista, ho dato lezioni di ripetizione di latino, poi anche di matematica, di fisica, di greco, eccetera. Ma mi piaceva studiare e il latino per me non era una materia alla quale mi accostavo. Io nel latino ho trovato la mia, come si dice, forma mentis. Quando sento tanti talk show televisivi e sento tante cose inutili, dico: ecco, a quelli bisognerebbe far studiare un po' il latino, perché il latino è preciso, esatto, inequivocabile. E mi piace questo di questa lingua. Noi infatti nelle traduzioni una frase latina siamo costretti a tradurla quasi col doppio delle parole in italiano, perché la nostra è una lingua bellissima, ma è una lingua per chiacchieroni, lo si vede nei talk show. E invece il latino, oserei dire, sembra una frase esagerata, ma io ho imparato a pensare in latino, cioè ho preso il latino come una specie di teorema, no? Un metro, un modello particolare di pensiero, perché ti aiuta, non è solo un fatto di parole, ti aiuta a eliminare il superfluo, a ragionare. Il latino è insieme matematica, logica, rispetto umano, educazione, per cui, torno al discorso iniziale, per chi mi conosce era quasi inevitabile che io prima o poi facessi un'opera utilizzando questa bellissima lingua che amo. Ho fatto anche un Paternoster recentemente, si chiama semplicemente Pater, che ho cantato con un grande tenore, Gianluca Paganelli, e ne vado fiero perché poi ci sono tante Ave Maria bellissime, però il Paternoster, che pure è una preghiera fondamentale, mi sembra che sia stato un po' trascurato. E io spero che anche questo, spero di avere modo di proporla questa roba, perché purtroppo ci si sconta con un'abitudine di frasi fatti, di abitudini. Una volta, per esempio, dovevo fare proprio su Rai 1 un programma, era già tutto pronto, mi dovevano ospitare. Quando hanno saputo che dovevo presentare un'opera in latino, hanno detto: no, assolutamente, la casalinga cambia canale. Ho detto: scusate, ma l'avete ascoltato? Ha detto: no, ma in latino, è normale che sia così.
Guarda, e Franco, quella... Franco, sì, ed è proprio qui che io ti voglio interrompere, perché noi stiamo per ascoltarti cantare in latino. Vediamo se qualcuno ha il coraggio di cambiare canale. Stai là. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat finius. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat finius. Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. Iusta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit gladius. Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Eccolo qui Franco Simone, che avete visto in ottima compagnia, perché insieme ci sono Gianluca Paganelli, che poco fa Franco citava, e Michele Cortese in questa Stabat Mater. Insomma, Franco, valla a chiamare lingua morta. Devo dire che avete comunicato tantissimo con questo brano, molto intenso, molto affascinante. Veramente c'è un progetto legato proprio a questa canzone, e sul quale ti chiedo di spendere due parole, perché poi vorrei arrivare anche al tuo ultimo disco. Sì, no, la cosa confortante di questo disco, di questo Stabat Mater, che piace anche ai bambini, perché come hai sentito è musica facilissima, non è, è il rock sinfonico, ma è anche musica, come la gente si spaventa a volte quando sente parlare di musica classica, ma se pensiamo che Mozart
Beethoven hanno fatto le musiche più piacevoli che esistano, piacevoli ma a qualunque tipo di ascoltatore, non a caso la pubblicità ne fa uso ed abuso, e sono solo i luoghi comuni. Ricordo una volta, ho fatto anche l'autore televisivo per un periodo della mia vita, e una volta mi ricordo una cosa simile, riguardava la collega, è inutile dire quanto è brava, Antonella Ruggero. Lei disse: vengo al programma se canto una canzone che aveva scelto lei. Dissero gli altri autori o chi comandava in quel momento, disse: no, la signora se viene canta qualcos'altro. E io ho riferito: la signora non viene se non canta quel brano. E allora sentenziarono: quel brano segnerà il punto più basso dell'ascolto. La signora Antonella Ruggero venne, fu il punto che segnò il punto dell'ascolto più alto, la vetta dell'ascolto, il che vuol dire che molto spesso gli ascoltatori vengono sottovalutati, e certo, si vede da quello che molto spesso viene offerto televisivamente. Io ne sono convinta, perché io sono una di quelle che ama il teatro in TV, e si continua a dire che il teatro in TV non funziona, poi Massimo Ranieri fa una serata a teatro e fa il picco di ascolti, qualcuno lo dovrà prima o poi spiegare, ma non ci perdiamo in queste chiacchiere, perché io una certezza avevo, Franco, che in questa intervista con te il tempo non mi sarebbe bastato, e lì non mi sbaglio mai, perciò andiamo, mettiamo l'acceleratore, spendiamo questi pochi ultimi minuti che ci servono, che abbiamo, per parlare del tuo disco. Un disco che, insomma, è uscito, Franco è il nome, è uscito in questo 2021, è schizzato al primo posto della classifica di Amazon come vendite, per cui direi che possiamo già definirlo un successo. E in questo album, tra l'altro, ci sono un paio di brani che hanno anche la firma di Andrea Morricone, figlio del ben noto Ennio. Allora, parliamo, sì, spendiamo due parole anche su questa collaborazione, Franco. Beh sì, è stata una cosa per me davvero molto emozionante, perché mi sento chiamare dalla famiglia Morricone, mi dice: sono qui con la mia compagna, con mia madre, siamo tutti i tuoi fan, mi piacerebbe lavorare con te. Ma scusa, ma ho capito bene, casa Morricone? Sì. No, perché lì mi ha detto una serie di cose che quasi mi vergogno di ripetere, però mi ha detto praticamente che voleva collaborare, fare delle cose insieme. Io mi sono talmente entusiasmato che sono nate proprio di getto le cose che abbiamo fatto insieme. Lui si entusiasmava, io più di lui, e quindi in definitiva abbiamo già pubblicato questi due brani. Uno è Azzurri gli oceani, che ho avuto il piacere appunto di scrivere in italiano, in francese, in spagnolo, e poi all'altra canzone, nella quale c'è un Morricone che si vede che è figlio di Ennio, insomma, ecco, è molto vicino allo stile del padre. Ha per titolo Cambia la città, in spagnolo ha per titolo Flor de soledad, fiore di solitudine. Una piccola cosa, sì, a volte trovo che ci siano, mi chiedono come mai alcune canzoni non arrivano all'estero. Ci sono delle traduzioni spesso pessime, perché ogni lingua ha il suo fascino. Se tu pretendi di tradurre esattamente con le stesse parole, con lo stesso significato, non funziona. Per esempio, questa mia canzone, ecco perché ne parlo, l'ho chiamata in italiano Cambia la città. In spagnolo si chiama Flor de soledad, fiore di solitudine. Ma se io dico fiore di solitudine, mi viene in mente una telenovela pessima. Flor de soledad ha comunque un suo fascino. Ma basta pensare alla parola freedom, che è bellissima in inglese, libertà in italiano è dura, è antimusicale. Quindi un piccolo, sì, appunto questo. No, ma quante lingue parli, Franco? Ma a scuola, vabbè, ho imparato bene il latino, il greco, poi il francese l'ho studiato, un po' l'inglese, lo spagnolo abbastanza lo bene, spagnolo perché faccio anche le lingue, e poi parlo il napoletano, il salentino ovviamente. Ecco, non esiste il pugliese, esiste il salentino, il barese, il foggiano, eccetera. Vabbè, io parlo il salentino, lo stesso dialetto. Scusa. Di. No, dicevo, lo stesso dialetto parlo di Domenico Modugno, di Albano, di Alessandra Moroso, di Emma, di Giuliano, carissimo amico Giuliano San Giorgio. Bene, Gramaro, la Puglia, che ne parliamo a fare? Il Salento è veramente grande creatività, grandi voci. Stiamo per chiudere, Franco, ti chiedo veramente una battuta velocissima sul perché hai scelto di interpretare sempre all'interno di questo disco Caruso di Lucio Dalla. Beh, sì, perché no, dico io. Ci sono cose,
Lucio Dalla poi è uno di quegli artisti che tu non finisci mai di scoprire. La canzone è miracolosa, non è una canzone, è qualcosa di più, è un film, è un romanzo. Quando l'ho ascoltato la prima volta sono rimasto estasiato, poi amo la lirica. E poi c'è una sintesi, racconta tutto il dramma, anche se parla di un caso particolare di Enrico Caruso, però è come se raccontasse, come se fosse un saggio sull'amore, sulle sofferenze d'amore, su quello che comporta andare su un palcoscenico, avere magari delle sofferenze dentro e fingere di non averle, e poi parla del miracolo di quello che può fare l'opera lirica. Perché io amo molto le opere, sì, sono quello che si dice un melomane. Sarà il tuo prossimo passo, Franco? Ti vedremo all'opera? No, io no, perché no, però lavoro, ho fatto tantissime cose con tenori, soprani, con la grandissima Rita Cammarano, che chiama il soprano degli Oscar, ha fatto addirittura un album con 7 canzoni mie, Gianluca Paganelli, il tenore che dicevo prima, il tenore con loro nella voce. Per cui no, frequento molto quel tipo di vocalità. Franco, mi tocca salutarti, lo dico col dolore nel cuore, ma vedrai che troveremo nuove occasioni per farci altre buone chiacchierate. Grazie di tutto, Franco Simone, per essere stato qui a Internotto. Ho parlato con la serenità di chi sa che dall'altra parte c'è una persona che pensa, che agisce positivamente, scrive, parla e si rende utile. Grazie Paoletta. Ciao Bernè, buonasera. Allora, questo è il fiadone, cagionetto, per Natale, prepariamo. Allora, sempre ciotto, acciai. Ciotto di plan, per giallo, che importa. E tu mi dirà, che c'è per la marmellata, a scucchiare, quello che lui fa. Che coccio faccio con fagioli, con riso, a quello che ti pare. Allora, siamo sempre melanzane, quello che ti pare, zucchini, che cuccelle. Allora, pronto, sempre, uovo, mettiamo su, uovo, questa è un da uovo, fatato stamattina, galline. Allora, schiaffo, allora, rompo l'uovo, tu fa quella, questa, così. Ma poi no, non butto niente, metto quello, tutto quello. Poi metto qua, perché puzzo, uovo puzzo di legno. Metto qua, metto, sale, ci metto sette. Metto qua, parin, ci vuole, sopra la rete. Poi metto qua, sale. Poi faccio zucchero, poi faccio zucchero, sempre cubi. Allora, tu hai fatto il panini perché sembra cresce. Allora, questa è una lievità, così. Qua. L'ho fatto qua, allora, tupi, qua. E senza di montare la sedia, bravo. Come frega a me? Allora, un braccio. Perché questa fa caffrusta. Paga frust, allora, allora più qua, posso usare, che mondà, che mondà, che asciutto, sta là, e tu fa qua così, fumo sempre sigarette, tu qui, da tutto, da là, così, esci qua, e dopo tu, piano, metti il forno, tu guardi il forno, 40 minuti, tu apri, verso biadone, a me tu caccio pure, ed è quello è buono per tuo marito, tuo figlio, merenda, mette Natale, mette la tavola, fa benedire, e ciò benedetto, ha fatto tutto questo per te. E Gino, ha lasciato, ha fatto tutto per Gino pure, Duval, fatto in casa per te, apposta, per te, e pure per Gino. E dalla nostra rubrica di cucina con la nostra Sha Benedetta alias Tiziana Di Torno passiamo a parlare di musica. La cantautrice che vi presentiamo oggi si chiama Lamo, ha un trascorso da pianista e tastierista accanto a diversi artisti della scena musicale italiana, tra cui Max Gazzè, Bugo e Diego Mancino. Da sempre appassionata della canzone d'autore, ma anche curiosa ascoltatrice delle nuove tendenze in termini di sonorità, si è poi avvicinata negli anni al mondo della scrittura e del
della composizione, finché si è sentita pronta, anche grazie all'incontro con il musicista e attuale suo produttore Raffaele Scogna, a lanciarsi come cantautrice. Ha preso forma così il suo primo singolo di fresca pubblicazione, che si intitola Al contrario, canzone che invita ad esplorare le diverse prospettive della realtà, a guardare da un altro punto di vista le situazioni che sembrano senza via di uscita e che ci offre un piacevole incontro con il suo timbro vocale caldo e morbido. L'album del debutto è previsto per il 2022. Intanto quello che vi offriamo oggi è un assaggio live, visto che l'Amo ha realizzato un video amatoriale del suo singolo Tutto per noi. Ma prima di vederlo insieme, una piccola curiosità. Il già citato Raffaele Scogna, che nel video vedremo l'accompagna con la chitarra, è abruzzese doc di Guardia Grele. Buona visione. Ciao, sono l'Amo. Lui era Boscogna. Un saluto agli amici di Rete 8. Sono in ritardo da sempre. Il mio destino è più in là, che striscia come un serpente lungo i binari del tram. Soffio per un semaforo rosso, ah, come no, ho tatuate in faccia le porte del metro, nella tasca della giacca libri che non finirò. Che si fotta in fondo se mi aspetterai tu. E scusa se di notte penso e di giorno dopo. Lavoro in estate, vado al mare in inverno, come fossimo al contrario, come dentro ad uno specchio. Ma tanto il treno giusto non è quello perso. Se nasci di parto, non morire di resto. Nasce a Bologna nel 1974, ma è pescarese doc, laureato in scienze politiche e papà di 3 bambini. A 21 anni comincia, grazie a suo fratello, ad approcciare con una macchina fotografica e comprende subito che il tempo che intercorre prima di uno scatto è il meantime, il frattempo che gli consente il pensiero della scelta, il pensiero dietro una foto. Si interessa alle tematiche sociali ed è indagando su di esse, sul presente, che si interroga sul futuro e sullo sviluppo della società. Collabora con Giuseppe Tornatore per il cinema, è autore di diversi libri, collabora con diverse riviste nazionali ed internazionali. Segni particolari, il suo obiettivo scava l'anima delle persone. E concludo con una frase a lui molto cara di Henry De Luca. È stupido chiamarla gente, ma sono persone, una per una.
a Interno 8 con noi Stefano Schirato. Stefano! Buonasera! Buonasera! Buonasera a tutti! Mai sentito che scheda? Ammazza! T'ha fatto i raggi X la nostra Tiziana di Tonno. Sì. Cosa ti ha colpito di più di quello che hai sentito? Beh, sicuramente la frase di De Luca, di Henry De Luca, che è uno dei scrittori che preferisco in assoluto. Perché tu dietro l'obiettivo vedi sempre le persone. Sì, ci provo perlomeno. Mi colpiscono gli sguardi, mi colpiscono le storie, mi soffermo, cerco di guardare dietro l'involucro e dietro i loro vestiti. Cioè, mi interessa entrare piano piano in punta di piedi nelle loro storie. E quindi sì, per esempio i migranti, che si parla di un numero di migranti indefinito, invece sono nome per nome, e riesci a, come dire, a raccontarli meglio. Parleremo adesso via via di qualcuno dei tuoi reportage. E il nostro Galvano Coppa in regia mostrerà anche qualche immagine, così entreremo nelle tue fotografie. Ma prima voglio entrarci dalla porta che tu preferisci aprirci. E quindi ti chiedo, qual è la cosa che nel tuo lavoro, nella tua lunga carriera, più ti è rimasta dentro? Perché adesso vedremo, ti sei occupato davvero di tante cose molto toccanti e delicate. Qual è la cosa che ti ha cambiato, forse? Ma sicuramente il primo viaggio in Cambogia, avevo 24 anni, ero un ragazzino piccolo borghese, che, insomma, che non aveva esperienza. E mi sono ritrovato a vedere situazioni fuori dal comune, con bambini che saltavano sulle mine antiuomo, con prostitute di 12 anni che avevano già l'EDS, cose che io non ero abituato a vedere, per cui io sono tornato da quel viaggio, che è durato più di un mese, e non sono più stata la stessa persona. Ho deciso di cambiare completamente anche vita, anche approccio, rapporto con le persone che frequentavo, anche ho preso delle decisioni di relazionarmi soltanto con alcune persone e non con altre, è cambiata anche proprio la mia idea politica, se vogliamo, cioè proprio ho fatto un'inversione di tendenza e sono tornato diverso, completamente diverso, perché chiaramente non erano situazioni fortissime. Le tue fotografie hanno mai avuto, in termini di, diciamo, di feedback, di riscontro, hanno mai cambiato, ecco, che tu sappia, hanno mai cambiato la vita degli altri? La tua, abbiamo capito che l'hanno cambiata. Ma guarda, io sono convinto che la fotografia ha una potenza inaudita e quindi ha la facoltà di cambiare le persone. E proprio di feedback che io ricordi, e ritornando alla Cambogia mi colpì tantissimo, perché io ero un ragazzino che non sapeva che poi avrebbe fatto il fotografo, perlomeno lo volevo con tutto il cuore, ma non lo immaginavo. E in la mostra che una volta tornato alla Cambogia ho organizzato con Emergency a Pescara, anzi in realtà a Francavilla, ho invitato le scuole, insomma le scuole medie, le scuole superiori e anche delle scuole elementari, e un bambino alla fine, perché abbiamo fatto un convegno insomma con Emergency, alla fine un bambino di 10 anni, quindi della quinta elementare, si avvicina e mi regala 1.000 lire dicendo: ti prego, dalle ad Emergency. E a me questo gesto mi ha, a parte che voglio dire l'ho trovato di una bellezza fuori dal comune, ma soprattutto mi ha fatto capire che stavo facendo la cosa giusta, che stavo andando dalla parte giusta. Questo mi ha fatto, sì. Ci fanno capire le tue fotografie che tu sei sì nella parte giusta, ma a riprendere spesso la parte sbagliata. Allora io vorrei subito vedere qualche immagine di un tuo reportage che è stato fatto sulla rete, sulla rotta balcanica, da Lesbo fino alla Germania. Tu hai seguito per 2 anni i migranti. Ecco, stiamo vedendo qualche immagine che... sensazioni più che ricordi ti portano, ti risvegliano queste fotografie? Guarda, queste fotografie sono partite male, nel senso che io sono arrivato per una grandissima curiosità, anche per il mio mestiere, ma non avevo nessun tipo di assegnato dietro, non avevo un giornale che mi mandava, sono andato per conto mio con la mia macchina
e a Tovarnik avevano appena chiuso l'Ungheria e mi sono ritrovato davanti a 8.000 migranti buttati per terra sulla stazione, aspettavano i treni speciali che li portassero in Austria. E ho scattato tantissime fotografie senza chiedermi mai niente, ero in mezzo ad altri giornalisti, fotografi, eravamo quasi più fotografi che non migranti. E dopo i primi 2-3 giorni che scattavo, mi sono ritrovato ad avere fotografie che non avevano senso. Io poi le riguardavo e dico, ma insomma non c'è granché. Per cui poi ho deciso di andare a dove partiva il flusso, quindi a Lesbo, e anche lì ho iniziato a scattare in maniera proprio compulsiva, fino a che a un certo punto una ragazzina che scendeva da una barca, mentre stava scendendo pioveva, mi ricordo che lei tremava, non aveva proprio una giacca e piangeva, e io ero pronto a scattare, a un certo punto dentro l'oculare io riconosco mia figlia e ho detto, ma quella è Sofia. Mi sono dovuto fermare, ho appoggiato la macchina e ho iniziato a piangere come un deficiente. E ho avuto un breakdown di una mezz'ora, per cui sentivo attorno a me che c'erano persone che continuavano a scattare, c'erano persone, i migranti che scendevano dalle barche, e io fermo a subire questa scena. E da allora in poi è partito il mio lavoro, perché gli ho dato il nome, cioè quella per me era Sofia. Io poi ho fermato i migranti, perciò mi ha colpito molto la frase di De Luca iniziale, perché è vero che un conto sono i migranti, un conto è nominarli e sapere le loro storie. Da allora in poi è partita il mio progetto, il mio One Way Holly, che poi ha avuto insomma un discreto successo, che è stato esposto anche alla Camera dei Deputati con la Boldrini, che era la Presidente della Camera, che mi ha voluto assolutamente le mie foto, quindi diciamo che ha avuto una grandissima risonanza. Sì. Sì. Poi tra poco alleggeriremo il tiro, perché parliamo anche di cinema, ci sono delle foto dell'Arminuta che vogliamo mostrare, però consumiamo questi argomenti, come dire, un po' dolorosi, parlando anche della Terra dei Fuochi. Tu anche lì hai fatto un reportage, hai fatto delle fotografie, ecco, immagini che adesso Galvano ci mostra, e anche in queste immagini diciamo che hai una sorta di attenzione, non voglio dire di attrazione, ma di attenzione al dolore. Ma guarda, questa è una domanda che spesso mi fanno e mi chiedono come mai vado a raccontare il dolore, e io ho imparato a rispondere negli anni che racconto il dolore per relativizzare il mio. Perché quando entri nelle storie degli altri poi ritorni nella tua e sei un po' cambiato e dici, forse non sono io al centro del mondo, forse mi rendo conto che la croce degli altri è forse anche più grande della mia, quindi è anche un allenamento che faccio per rispetto nei confronti del dolore degli altri. E l'inquinamento nasce, io ho poche idee, ma molto fisse da ormai da tanti anni, perché la migrazione e l'inquinamento sono le mie due, diciamo, idee proprio filoni che continuo a seguire con la fotografia. Quello dell'inquinamento è partito da Chernobyl nel 2011 e poi diciamo, ho continuato in Italia con la Terra dei Fuochi, adesso sto in Sicilia ormai da più di un anno. E sì, la Terra dei Fuochi è sicuramente il mio lavoro più importante, perché sono stato 5 anni e ho raccontato e sono entrato in contatto con mamme che hanno perso i figli di cancro anche molto molto piccoli, e la camorra e la collusione con la camorra, la gente che soffre ma che è resiliente, perché in qualche modo si è creato un comitato anche abbastanza grande di gente che combatte. E poi ci sono dei personaggi come il prete Don Patriciello, che è un po' il simbolo della lotta contro sia la camorra ma soprattutto contro la Terra dei Fuochi. Insomma, in 5 anni sono entrato nei gangli di questa tematica così difficile da raccontare, perché in fondo sono interrate, il problema sta sottoterra, ecco, non so come dire, quindi non è neanche tanto visibile in fondo. Sì, questo reportage ha colpito molto il nostro. Sì, no, perché io da giornalista sono estremamente affascinato, ne parlavamo prima, della grande potenza della fotografia rispetto a tante parole che si possono scrivere su un argomento. La realtà, dicevamo, è più potente di qualsiasi sceneggiatura e scenografia, e il grande talento di un fotografo, in questo caso di Stefano, è proprio quello di fermare
quel dettaglio che appunto racconta molto di più di libri, giornali, periodici e riviste, no? Ma se vogliamo è un approfondimento, perché la news, infatti a me mi colpiva moltissimo perché all'inizio avevo quasi difficoltà a pubblicare, poi questo lavoro della Terra dei Fuochi poi è uscito veramente in tutto il mondo, forse ho avuto 25 pubblicazioni, una cosa fuori dalla mia idea di pubblicato, e, perché spesso se succede un qualcosa, tipo una discarica abusiva viene scoperta e quindi insomma il caso eccetera, i giornali vanno lì e si parla una settimana e poi si chiude l'argomento. Lo slow photographer, chiamiamolo così, cioè il fotografo che racconta in approfondimento, va dopo, cioè va appena finita la news, entra e cerca di raccontare. Spesse volte sull'onda della news, a volte anche quando passano degli anni. Infatti io quando stavo lavorando sulla Terra dei Fuochi non c'erano grosse news. E però poi entri la mia idea che ho maturato in itinere è stata di raccontare come due filoni paralleli il territorio stuprato dalla collusione e dalla follia umana e soprattutto le storie personali di gente che vive quel territorio e che purtroppo lo subisce, perché chiaramente un bambino che si ammala di cancro non ha chiesto di abitare lì, certo, e di ammalarsi per questo motivo qui. Per cui a me sembrava veramente un'assurdità dover gestire una malattia per un territorio che in qualche modo tu abiti. Tra l'altro il tema dell'inquinamento l'hai toccato anche in India, perché sì, sei stato per l'inquinamento di carbone, hai avuto un'altra... hai fatto un altro reportage e anche quello tra l'altro nel 2019, aiutami a ricordare, è stata questa mostra, c'è stata una mostra. Sì, la Fondazione Pescara Abruzzo è stata, sì, veramente, mi ha aiutato tantissimo perché mi ha finanziato anche proprio il viaggio. Ecco, stiamo vedendo qualche immagine adesso. Sì, diciamo che è sul lungo filone dell'inquinamento, questo delle miniere di carbone in India, dove la cosa strana è che 105 anni fa, c'è proprio una data, hanno trovato questi fumi bianchi che uscivano dalla terra, sì, dal terreno, e quindi hanno iniziato a scavare, hanno trovato il carbone. Poi chiaramente l'ossigeno con queste cunicoli il governo scavava ha acceso dei fuochi, per cui è veramente quella la terra dei fuochi, nel senso, sì, che sembra un vulcano, sì, ma in realtà lì il vulcano non c'è. E però il terreno è subsidente, per cui si apre, le case si aprono a metà, insomma c'è tutta una situazione veramente incredibile di inquinamento e di povertà. Niente, è proprio un tema che comunque a te ti è sì, caro. Ma hai mai rischiato la vita per fare una fotografia, Stefano? Se non la vita comunque. Per fare una fotografia, sì, ho avuto un paio di situazioni in Cambogia, la prima volta che mi puntarono un mitra alla molto testa. Bene. ma ero molto ingenuo, quindi me la sono cercata. E poi sì, sono stato sequestrato in realtà in Sahara occidentale e rispedito a casa a calci nel sedere in maniera poco polite. Hai, diciamo, avuto paura o molta, eri sprezzante del, no, pericolo? No, no, no. Io ho tre figli, io in queste situazioni qui infatti ho deciso di non fare la guerra, nonostante avrei una voglia pazza di andare adesso in Afghanistan, ma non lo posso fare e non lo voglio fare, perché sono un padre ed è giusto che io faccia il padre. Mi piace molto quello che hai detto, Stefano. Adesso lo dicevamo prima, caro Luca, noi dell'Arminuta quante volte abbiamo parlato, sì, qui? Lo vediamo questo film, questo grande successo, con gli occhi di Stefano Schirato. Ecco, queste immagini raccontano un po' i protagonisti, raccontaci questa avventura e poi di rimando, insomma, parliamo anche delle tue esperienze nel cinema. Tu hai fotografato Jeffrey Rush, ragazzi, la migliore offerta. Va bene, parliamo tra un attimo, stiamo sull'Arminuta, vai che... Ma no, l'Arminuta nasce per la grandissima amicizia che ho con Donatella Di Pietrantonio, che è una persona, veramente una delle poche amiche vere che ho, e quindi c'è una stima reciproca altissima e già ci conosciamo da tempo. Ho letto l'Arminuta, quando ho appena finito di leggerlo ho pensato che fosse veramente uno dei
più bei libri che ho letto negli ultimi anni, e quando si doveva girare questo film, Donatella mi contatta e insomma mi aveva proposto alla produzione, e quando hanno fatto il mio nome, il caso ha voluto che uno dei produttori fosse un produttore di Baria, dove io avevo lavorato insieme a Tornatore come backstager, diciamo. E quindi quando ha detto il mio nome, diceva sì, assolutamente sì, lui. Mi contattano e io, insomma, al di là del fatto che a me piace molto il cinema, ma preferisco i topi, preferisco, diciamo, la puzza dei topi, dei campi profughi. Però di fronte a delle situazioni così, dei film così sono importanti, sono eccezioni che faccio volentieri, per cui mi ritrovo in questo set straordinario, oltretutto Bonito è stato un regista fantastico, umile, un signore, veramente una grandissima bella persona. E mi ritrovo a fare queste fotografie di scena e paradossalmente, siccome ho amato follemente il libro, a rivedere queste due ragazzine, la prima volta che le ho viste, ho detto ma queste sono proprio loro. Cioè, ho avuto questo lo dicono tutti, c'è una percezione assoluta di che fossero loro, che assolutamente dovevano essere loro. Sì, un film affortunato in quel senso, perché ha trovato i suoi veri protagonisti. Luca, l'hai vista La migliore offerta di Tornatore? Certo che l'ho vista. Che capolavoro, ragazzi. Inchiodato ai titoli di coda sulla poltrona, perché un finale così credo che ci segnano al mondo. Non lo dico perché... No, cioè, se non l'avete visto, però, a parte che adesso vi facciamo vedere qualche uno fotografia. Uno dei finali più belli della storia del cinema. Mamma mia, poi Jeffrey Rush, enorme. Anzi, guardiamolo, eccolo qua, Jeffrey Rush, guarda, ma si vede proprio già questo volto che è cinema puro, è cinema puro. Questa avventura ce la devi raccontare, perché Tornatore non credo che ami a fotografare come fotografo di scena il primo che passa. No, Tornatore l'ho conosciuto perché scrisse la prefazione a un mio libro quando ero ancora ragazzo, questo libro di un reportage che feci nei porti, la faccio breve, il libro si chiama Né in terra né in mare, e lui scrisse la prefazione a questo libro perché lui in realtà nasce come fotografo. E quindi si è creata questa sinergia molto forte, mi ha contattato, mi ha chiamato per fare il backstage di Baria, come dicevo, e poi mi ha contattato per fare la migliore offerta come fotografo di scena, quindi ufficiale. Sono stato 3 mesi e mezzo con loro, abbiamo girato in varie zone. Però devo dire che lui mi ha lasciato sempre carta bianca, per cui io ho fatto quello che voleva la produzione, però poi ho fatto un lavoro mio in bianco e nero come volevo io, e lui lo ha proprio avallato in toto, perché non mi ha dato dei paletti che di solito quando si fa il fotografo di scena devi raccontare alcune cose, devi fare alcune scene. Lui proprio mi ha dato carta bianca e io ho fatto un lavoro in bianco e nero che di solito non si usa fare in bianco e nero. Solo la stima fa arrivare, assolutamente. Mi incuriosisce molto questa cosa del fotografo di scena, perché se vogliamo nel cinema c'è l'occhio del regista, l'occhio del direttore della fotografia e l'occhio del fotografo di scena. C'è il rischio che si crei una contrapposizione o alle volte magari lo stesso occhio? Un occhio per no, occhio. No, contrapposizione non direi. Direi che il fotografo di scena basico è colui che fondamentalmente deve ricreare banalmente quello che ha già deciso il regista e che ha già deciso che ha già illuminato il direttore della fotografia, quindi è un mero documentatore. Poi ci sono dei fotografi di scena bravissimi, almeno un paio a livello italiano sono veramente straordinari. A me mi hanno lasciato carta bianca, per cui io non ho mai ricreato puramente quello che aveva deciso. Tant'è vero che mi ha colpito molto su Baria, soprattutto perché su Baria io avevo più libertà. Nella conferenza stampa Giuseppe Tornatore citò alcune mie fotografie come uno spiazzamento nell'averle viste di un'inquadratura che lui non aveva pensato, quindi o perlomeno che oltre il suo occhio che oltre, no, non vorrei dire questo perché non mi permetterei mai, però la libertà che ha un fotografo di scena quando è creativo, magari mettersi per terra, spostare una macchina come il cinema è complicatissimo, per cui è come se avessi in qualche modo invidiato la mia libertà rispetto a questo, lo capisco, e l'ho apprezzato tantissimo, perché insomma sentirsi dire una cosa del genere. No, ti chiedo questo perché vedendo le foto di scena dell'Arminuta, ad esempio, uno vede il film bellissimo, però
Quello che resta nella mente sono, a mio avviso, i colori che sei riuscito a valorizzare nella foto, ad esempio, sì, dell'Arminuta. Questo contrasto tra il capello rosso, sì, la giacchina, cioè voglio dire, è quello che resta. Ma questo probabilmente perché se il fotografo ha delle idee, anche sue proprio, perché spesse volte devi barattare le tue idee con è già tutto pronto, hanno già illuminato tutto, quindi tu devi banalmente fare click. Se invece c'hai delle idee, probabilmente queste poi alla fine escono fuori e quindi è un'altra opera, tra virgolette. Certo. Cioè è un'altra cosa che sì, ridà col film, però è una visione un po' diversa. Ecco. Stefano, 30 secondi, ci stiamo per salutare. A cosa stai lavorando adesso? Ma sto lavorando a tantissime cose, in realtà sto facendo tantissimi assegnati con diverse riviste italiane. Sicuramente il mio lavoro cardine continua a lavorare sull'inquinamento in Sicilia. Poi faccio tantissimi assegnati, quindi vado in 2 giorni, 3 giorni assegnati alla parte. Assegnati commissionati, sì, okay. Sì, sì, sì. Te l'ho detta in gergo. Sì. Sì, però fondamentalmente sto continuando il lavoro sull'inquinamento, che è quello che poi è un po' la mia missione. E allora buona missione, torna grazie a raccontarcela quando vuoi e grazie per grazie l'emozione voi, che ci dai con voi le tue foto. Grazie a voi. E adesso andiamo a vedere cos'altro deve combinare il nostro Luca con il suo faldone. Buono Tiziano, guarda, mamma mia, lascia perdere. Sposta. Oh, eccolo qua il nostro ricercatore che cerca e non trova mai niente. Ragazze, non immaginate che cosa c'è qui dentro. Che ci sta. Sì, vorremmo proprio capirlo, perché prima o poi lo dobbiamo conoscere, dobbiamo scoprirlo, perché sì, ci hai veramente rovinato la vita con questo fagotto. Altro che Paolo e Francesca. Che Giulietta e Romeo, che Tristano e Isotta. Sì. Che Albano e Paolo. Qui abbiamo a che fare con una storia d'amore di grande passione e intensità. E il bello è che è tutto accaduto veramente. Ma che ne sai che è successo veramente? Ma lui? Come non può essere accaduto veramente? Quale altro poeta al mondo sarebbe stato capace di scrivere in questo modo? Ma no, guarda, adesso ci stai davvero facendo incuriosire. Dai, allora, dici qualcosa, qualche esempio. Allora, sentite qua. Ed allora sono perché tu sei, ed allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. Ma questa è una poesia di Pablo Neruda. Ma che dici? Ah sì, 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 sì. Matrimoni, è famosissima, Matrimoni di Neruda. Mille anni e poi mille non possono bastare per dire la microeternità di quando mi hai baciato, di quando ti ho baciato. Un giardino, di provare. Sì, sì. Sì, sì. Facciamo che indovini alla prossima. Ho capito, è un giochino. Ci divertiamo così. C'è proprio rispetto, ma proprio per niente. Vabbè, dai. Vabbè. Pari e patta. La prima l'avevi indovinata io, la seconda tu. Pari e patta. È finita così. Buoni però, buonissimo. Ma lascia perdere. Però poteva raccontarcene un'altra. Ci stavo prendendo gusto. Ci ha lasciato uno. Patti, Luca. Non capite. Ma non sei un poeta, capite, no? Di. Declama. Sei diventato anche bravo, Ma no. Sì, ecco, via. Ma rimebaciate. Sì, ma almeno loro sì. Questi sono tutti i baci che vi diamo perché ci stiamo per salutare. Ci ritroviamo, però, lo sapete, venerdì prossimo qui, sempre Rete 8, sempre le 21. E allora vado a ringraziare il nostro grande staff, Galvano Coppa, dietro le telecamere, la regia, il montaggio, Stefano Severini, Mattia Prano, al di là del vetro, a manovrare le nostre voci. Grazie anche a Sandra Marini e per insomma che coordina sempre qui a Round 35 il tutto. Grazie ai nostri ospiti Franco Simone, Stefano Schirato, grazie a Luca Pompei, Tiziana Di Tonno e da Paola De Simone a tutti voi. Buonanotte, ci vediamo venerdì. Ciao, ciao. Buona settimana.